Siamo qui, ok, e vogliamo arrivare qui. In generale la forma c'è. Si accomodi, arrivo subito. Sì, sieda. Scusi il ritardo, sono in ritardo di una decina di minuti, mi dispiace. Oggi c'è stato un paziente che si è presentato mezzo in ritardo da lì, veramente è stata tutta una cascata di ritardi, mi dispiace tanto. E ho cercato di ridurre il più possibile quello che riuscivo. Allora, è la prima volta che viene qui, giusto? Non l'ho mai vista. Le posso chiedere se non sono troppo invadente, come ha scoperto di noi? Mi dice niente, però anche lei è venuta solo una volta. Ok, anche 5 mesi fa, d'accordo, allora no. Purtroppo, magari avesse questa memoria. Si è trovato molto bene, benissimo. Sono contenta. E mi ha detto anche, ha detto lei al telefono, la mia segretaria, se non erro, che anche lei era interessata appunto a un filler alle labbra, a un po' di acido ialuronico per gonfiare queste labbra. Benissimo. Allora, prima di cominciare, le voglio fare una breve consulenza. Io la vedo molto molto con le idee convinte, quindi da quello che ho capito vorrebbe farlo proprio stasera, ok? Però vorrei un attimo capire dove vogliamo arrivare, se ci riusciamo ad arrivare in uno step o più step, se si può fare oggi per vari motivi, insomma, d'accordo? Quindi adesso abbia pazienza, io oggi ho la segretaria in ferie, è andata al mare, marzo è andata alle Bahamas, beata lei. Quindi oggi devo fare tutto io. Allora, le devo chiedere innanzitutto i suoi dati anagrafici, quindi nome, cognome, data di nascita, comune. Poi le chiedo un numero di cellulare. Non c'è molto altro che le voglio chiedere dei suoi dati personali. In realtà mi serve sapere semplicemente un paio di cose. Intanto, ha mai sviluppato
un'allergia verso qualsiasi tipo di farmaco? Ha particolari patologie? Prende delle medicine? E l'ultima domanda che le faccio è se hai mai avuto l'herpes. Recentemente. Questo potrebbe essere un problema, però adesso mi lascio un attimo avvicinare e le controllo un attimo le labbra, e insomma per vedere un attimo la sua forma, eccetera. Quanto sono turgide, quanto sono idratate, e guardo anche se c'è ancora traccia dell'herpes, perché e se c'è ancora traccia purtroppo dovremo rimandare. Sì, di una settimana, però insomma io così non vedo nulla, però adesso mi avvicino e guardo meglio, d'accordo? Nessun segno dell'herpes per fortuna, e del resto le sue labbra sono abbastanza sottili, non esageratamente, le ho viste di molto 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 più sottili. Sembra che lei beva anche abbastanza, c'è una buona idratazione. Possiamo procedere oggi se mi dirà che se la sente, d'accordo? Mi faccio vedere un attimo la foto di riferimento. Ci crede che tantissime persone mi vengono con delle sue foto qui per le labbra, per il seno. Sì, vogliamo essere un po' tutti latini dentro, in realtà siamo italiani. Comunque adesso le faccio vedere un attimo una tabellina proprio semplice semplice per farle capire dov'è e dove vuole arrivare. Diciamo che sono labbro inferiore e labbro superiore, stesso volume, quindi sono abbastanza regolari, quindi direi che in generale, a meno che lei non voglia un qualcosa di molto evidente, ma mi sembra di capirti, no, non
non andremo a fare eccetera una sopra l'altra. Allora, Belen ha un labbro del genere. E lei, siamo qui, ok? E vogliamo arrivare qui. Quindi, in generale la forma c'è. Quindi sta puntando alla forma del labbro giusta. Come si vede appunto è un bel cambiamento e soprattutto anche un bel cambiamento per la pelle delle labbra che è abituata al suo volume e andiamo a raddoppiarlo. Quindi io le posso proporre due tipi di procedure. La prima è facciamo tutto insieme, quindi diciamo che sentirà, avrà un post iniezione un po' più fastidioso, potrebbero venire dei leggerissimi, ma leggerissimi, nulla che non si possa correggere col make up, leggerissimi lividi, potrebbe tirare un po' di più e dare in generale un po' più di fastidio andare direttamente da così così, oppure possiamo fare un trattamento oggi, un trattamento tra un paio di settimane per arrivare con calma a queste. Le dico, io ultimamente preferisco fare la seconda opzione perché trovo che sia anche un po' meno stressante sia per le labbra e sia anche per magari per la persona, nel senso che a volte le labbra sembrano così stravolte che alcune persone se ne pentono subito all'istante. In realtà c'è a dire che uno, il labbro risulterà sempre un po' più gonfio all'inizio, la prima settimana, dopo comincia ad assumere la forma effettivamente che volevamo. Però questo è un cambiamento importante, quindi voglio che lei sia cosciente, per me non è un problema farlo tutto insieme, assolutamente. Essendo la prima volta, non so, le consiglio di fondamentalmente andremo da così a così, come volume intendo, da così a così e poi passeremo poi da così a così dopo massimo un paio di settimane. Però davvero il mio è un consiglio dato dalle esperienze, dato dal raccogliere giorno per giorno le opinioni dei miei pazienti. Insomma, io ci tengo tanto che una persona sia soddisfatta del mio lavoro e che non si penta subito di un trattamento. Guardi, non è un problema fare tutto insieme. Se abbiamo una convinzione al 100%, facciamo tutto insieme. Ok? No, non c'è problema. Quindi, noi, dicevo, miriamo a un qualcosa di regolare, come questo accordo qui. Abbiamo un effetto non naturale, un effetto insomma palesemente gonfiato, che può piacere o non piacere, per l'amor del cielo. Qui abbiamo un effetto che va molto di moda ultimamente, quindi far prevalere leggermente il labbro superiore rispetto a quello inferiore. Invece un labbro gonfio che devo dire può risultare anche naturale su di lei, ovviamente non per chi la conosce, ma per chi magari la vede per strada, così non dovrebbe risultare finto o eccessivamente gonfiato. Ok, allora, come prima cosa io procederei direttamente perché appunto infatti se lo fa come regalo di compleanno, no? Guardi, ma vedo in lei un po' di voglia di cambiamento. Sì, ci sta, ci sta. Non c'è problema, anzi è molto bello, è molto bello.
fare delle cose per cui si erano un po' spaventati e capire che non c'è nulla di male a volersi vedere meglio allo specchio. Allora, adesso le metto un pochino di cremina e questa è una cremina, è un anestetizzante locale e questo servirà a sentire un po' meno il dolore della siringa. Le dico la verità, non è completamente indolore, non è doloroso, è più che altro fastidioso. Sì, soprattutto queste zone qui del labbro superiore sull'arco di Cupido sono un attimino, danno un pochino da fare di solito, però nulla di fare. Io spero che non abbia paura degli aghi. Questa crema va tenuta circa 10 minuti, quindi adesso la lasciamo agire e io torno fra un po', anzi prima le chiedo se posso farle delle foto del prima e del dopo. Soprattutto dedicata alla sua persona, ok? Perché ho capito che è un passo molto importante per il piacersi di più, una cosa che voleva fare da tanto, lo vedo proprio nei suoi occhi, nel suo sguardo, e quindi si rilassi e si goda questo momento, d'accordo? Io vado a prendere la macchina fotografica. Eccomi tornata, allora. Facciamo giusto e foto a un lato, un altro e frontale e dopo un piccolo video se non le dispiace. Postare anche naturalmente così proprio. Ok, cerchi di non enfatizzare nulla, cerchi di non fare così, proprio una posizione rilassata. Bene, adesso ci giri di lato. L'altro lato. La ringrazio intanto. Questa foto poi mi piace mettere sul mio profilo Instagram dello studio per far vedere i risultati, ok? E adesso giro un piccolo video io.
minuti sono passati. Gli occhiali per questo perché non so perché, proprio per il filler mi trovo molto meglio senza occhiali. Non mi chiedere perché. Allora, prima di cominciare io le devo segnare con questa matita, proprio lascerà un segno piccolissimo che vedo solo io. Le devo segnare i punti in cui devo fare le varie iniezioni, d'accordo? Quindi abbiamo qui, 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 qui. Cominciamo. Sono appunto delle brevi iniezioni, d'accordo, in tutti i punti che le ho segnato. Vuole fare una pausa o continuiamo? Continuiamo, d'accordo, benissimo. Allora, sulla parte inferiore dovrebbe dare un po' meno fastidio. Ok,
Eccoci qua. Molto bene. Come va? Allora, le dico, normale sentire un pochino di prurito, rossore, vedere un po' di rossore. Il prurito è anche un po' proprio la sensazione che la pelle tiri molto, perché la sua pelle è sempre stata abituata ad avere labbra di un certo volume. Ok? Quindi è normalissimo. Se le vengono degli ematomi, semplicemente, ma può succedere perché effettivamente abbiamo fatto insomma, un bel rigonfiamento, però semplicemente rimettere il trucco sopra, d'accordo? Massimo, massimo, massimo il tutto durerà una settimana. Poi pian piano adesso si vedrà le labbra leggermente troppo gonfie, però pian piano l'acido ialuronico viene subito assorbito molto velocemente, poi pian piano verrà assorbito dal corpo nei prossimi 6 mesi. Quindi in 6 mesi si andranno diciamo a sgonfiarsi. Poi potrà decidere lei se venire di nuovo qui, tornare, andare da qualcun altro, non farlo più. Quello che preferisce è lei. D'accordo? Ok. Allora adesso le faccio di nuovo le foto e il video. Comunque, come pochi secondi possono effettivamente rivoluzionare il nostro viso. E adesso faccio un video, ok? Come prima. Se fra magari 2 settimane mi dice: guardi, io voglio ancora di più, e quindi gonfiamo ancora di più, però direi che per ora va bene così. Mi scriva su WhatsApp se è soddisfatta, se insomma qualsiasi cosa. Io sono veramente super disponibile e mi fa piacere insomma essere aggiornata. D'accordo, ci vediamo di là.